E ciao a tutti, io sono Derran e bentornati su Game Break. Siamo di nuovo su Dragon Quest Builders. E come vi ricorderete, se non ve lo ricordate perché non avete visto l'episodio precedente, quindi andatevelo a vedere. Brita ci ha chiesto di costruire una casina per lei. Anselmo ci ha chiesto di andare a sconfiggere un bestio strano. E Balfus in realtà non ho ben capito cosa voleva, me lo sono scordato. Si vuole che scopriamo come costruire una palizzata in pietra. Ho raccolto un po' di materiali, vi sarete resi conto che ho finalmente spianato tutta la zona, e in modo e maniera che magari un giorno non troppo lontano potremo costruire la stanzetta privata per Britta, anche se a me mi è venuto in mente un piccolo escamotage. Non voglio il maglio gigante, tra l'altro possiamo costruire un sacco di roba, quindi probabilmente tra questo e il prossimo episodio mi lascerò prendere un altro pochino la mano e costruirò tipo diversi ambienti in cui potremo sistemare le nostre cosine. Vediamo cosa vuole per un colorante magico. Colorante magico. E come lo faccio il colorante magico? Erba medicinale, legno, canza, fucina, bastone. Chi ce l'ha il colorante magico? Io non so come si costruisce il colorante magico. Questi infingardi maledetti mi hanno teso un agguato. Con i prugni artigli ci posso costruire qualcosa? Posso fare... Ah, colorante magico, eccolo qui. Melma blu, melo, olio arancione e carbone. Ne fa un tot, va bene. Quello che mi chiedo io è... In questo video non ho capito a cosa servono. Penso siano oggetti decorativi. Posso fare delle fave bollite o uno spiedino di funghi. Mi farò un altro spiedino di funghi. Me li faccio al massimo. Sì, ho usato tutti i materiali, tanto i funghi... Voglio vedere a cosa ci servono. Perfetto. E... mangiamo un pochettino. Andiamo e due. E andiamo a costruire, a riadattare la nostra casetta privata per la cara Britta. Vedete che anche se non ho l'oggetto nell'inventario, ma nel mega baule, me li conteggia lo stesso, il che è molto 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 gradita come cosa. Quindi insegna donne, costruisci. Perfetto. Avremo la nostra bellissima insegna per il dormitorio femminile. Andiamola a prendere dal nostro inventario. Mamma mia, non è proprio la roba più di più facile fruizione, devo dire. Fruizione è una bella parola, devo dire, fruizione. E andiamo a posizionarla qui fuori, suppongo. Perfetto. Posso andarle a dire qualcosa? No, non gli posso dire niente. Oh, che vuoi? Brutto, brutto coso. Non gli posso dire niente. Costruisci una stanza tutta per me. Forse va messa all'interno. Sì, va bene. L'anfora c'è però. Ok, distruggiamolo, apriamolo. E allora la mettiamo all'interno. Ok, camera di letto privata. Che cos'è questo? Camera da letto privata, una camera da stanza per una persona sola, bla bla bla, dormire in santa pace. Perfetto, l'abbiamo fatta. Scrivi, a chi vuoi assegnare questa stanza? A Britta. Va bene, sì, ok. La camera da letto di Britta. Accidenti, guarda che roba! Ullala, hai costruito una stanza tutta per me. Mi mette sempre allegria sta cosa di Britta. Anselmo trascorre tutta la notte girando per la città e Leroc parla e urla nel sonno. E Balfus, quel tipo russa così forte che ho paura che le pareti possano crollare da un momento all'altro. Insomma, in queste condizioni non riesco a concentrarmi sul mio progetto segretissimo. Come dici, vuoi sapere qual è il mio progetto segretissimo? Scusa, ma è segretissimo, quindi non posso dirtelo. Non preoccuparti, ti svelerò tutto quando avrò completato. Oh, un'ultima cosa, ti sarei infinitamente grata se tu scrivessi il mio nome sull'insegna che hai messo sul muro della mia stanza, grazie. L'ho fatto. L'ho già fatto, Britta. Che sei... Derran, ti ringrazio per aver costruito una stanza tutta mia. Ora che ho uno spazio solo per me potrò finalmente completare il mio progetto segretissimo. Sai, ho cucito dei vestiti nuovi per i nostri concittadini. Il primo che ho fatto l'ho dato a Balfus. Ero curiosa di vedere come gli stava. Ma lui non l'ha nemmeno voluto provare. Ha detto che si vergognava a cambiarsi d'abito davanti a tutti. Quindi senti, Derran, perché non costruisci una stanzettina dove possiamo provare i nuovi abiti che ho realizzato? Dovresti arredarla con due sgabelli di pietra, così chi ci entra sa dove sedersi, e mettici anche un oggetto nel quale riporre tutti i vestiti. Credi di essere in grado di inventare qualcosa dove possiamo mettere i nostri abiti? Un armadio, tipo?
Un armadio, perfetto. Ok, guarda che roba, accidenti, guarda che lavori. Io andrò a dormire e dopo... Sì, no, ma non volevo parlare con te, volevo dormire, voglio riposare, riposare. I comandi non sono il massimo, ragazzi, però il gioco è gradevole, anche nella mia scampagnata che mi sono mantenuto un pochino vicino alle zone che avevamo precedentemente esplorato, devo dire che ho passato una bella mezz'oretta, che poi quella è fondamentale, no? Alla fine, il gioco può svilupparsi come vi pare, però l'importante è che quando ci giocate, diciamo, vi tranquillizzi, vi rilassi, a meno che non state giocando un gioco di quelli competitivi, lì in quel caso si guardano altre cose perché ovviamente la bile è la prima a salire, però non è quello, aia, non è quello che sto cercando in questo momento. Quindi andiamo a esplorare le nostre bellissime zone con la nostra spadina di pietra, le costruzioni le rimandiamo alla prossima volta perché... Ovviamente, come ho già detto, ci vuole un po' di tempo per costruire e penso che tutto sommato sia interessante vedere più che il procedimento, il risultato di quella che sarà la nostra costruzione. Devo dire, il mondo di gioco non mi sembra vastissimo, non mi sembra vastissimo, infatti siamo teoricamente quasi arrivati alla nostra destinazione. Però qui vedo dell'acqua. E non so ancora cosa succede se mi fiondo nell'acqua. Qui ci sono un sacco di fagioli che potremmo prenderci. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ci sono gli scheletri brutti e cattivi che non ci interessano. Non ci interessate, sciocchi. Ok, si passa di lì. Ok, scendiamo di qua. Questa è ripida. Aia, no. Vai, perfetto. Ma te puoi scendere così senza fare niente impunemente, maledetto. Sconfiggi mo. Che cos'è questo coso? Ai, no. Ma voi altri siete fuori di cervello. Ah, sono tosti. Sono più tosti dei tosti. Ah! Ah, porca paletta. Eccoli qua. Fatti i fatti tuoi. Ce la facciamo, raga, ce la facciamo. Colpo critico, aia, porca. Quello non la... Non la... Oh, no. No, aia. Quell'attacco... i mostri sono stati sconfitti. Abbiamo sconfitto un gigantesco scorpione. Ah, è la missione che mi ha affidato Anselmo. Quindi ho imparato l'attacco di quel ciottolo. Oh, un baccello della vita. Ho un baccello della vita. Seme della vita. Usiamolo. Così torniamo full e ci dà anche 5 in più. Qui ci sono delle bellissime casse e delle bellissime mura. Io non vedo l'ora, ragazzi, di sbloccarmi la possibilità di abbellire un pochettino le mura, perché mi fanno veramente schifo le mura di pietra. Non l'ho mai sopportato, è una roba che non sopporto neanche a Minecraft. A me la gente che fa le casine di cacca e sputi, ecco, mi fa un po' ribrezzo. E dice, oh, sono un mega costruttore. Ma vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qui c'è una chimera che tranquillamente, chimera, insomma, quell'aggeggio lì che vola come fosse un tacchino volante, il nostro tacchino volante di fiducia. Bene, io speravo fosse un pochino più vicino la missione. Oh, chi sei te? Oh mio Dio, ma è un blocchetto. Ai. No, stai. Ma te sei folle. Che mi droppi? Nulla. Grazie. Ok. Vabbè, anche ci sono pure. Scommetto che questo è un altro. No, questo è un altro. Sì. Ok, vabbè. Si riconoscono bene, devo dire. Hanno un po' una forma diversa. Bene, magari ci ho avuto culo e basta. Chi lo sa, non lo sapremo mai. Ah, quello è il castello. Balfus voleva che andassimo al castello. Abbiamo abbastanza spiedini? Grano? Spiga di grano. Lo potrò anche coltivare. Pagnotta. Fragrante pagnotta appena sfornata. Vabbè. E noi che facciamo? Si lascia qui il grano? Lasciami stare! Ok.
Ecco il castello. Ci sono delle barricate interessanti sulla davanti. Forse è quello che dovremmo imparare a costruire. Aia. Imparare a costruire. Ho fallito. Chi sei? Ho fallito miseramente. Non sono riuscito a portare a termine il mio compito. Ah! Tu riesci a vedermi! Un tempo ero un cavaliere di Cantlin, incaricato di proteggere queste terre dagli attacchi delle mostruose armate del Dragon Lord. Purtroppo le perfide belve ci assalirono poco prima che io riuscissi a completare la palizzata che avrebbe potuto salvare il castello. Ancora oggi provo rimorso per non essere riuscito a fermarle. Ah, però se tu riesci a vedermi, forse posso rimediare la mia mancanza. Ma certo, ti rivelerò come costruire la palizzata. Tieni, amico mio, prendi questi blocchi di muro di pietra e queste trappole appuntite e completa la costruzione della palizzata su cui ci troviamo. Ok. Intanto però. Che danno che fa? Sei uno scheletrino piccino. Piccino. poveraccio. E poveraccio me che sto a fa ste cose. Vabbè. Ok, allora. Quindi. Ci va. Questo. No, con questo tasto, con questo tasto. Le trappole non mi fanno male. Perfetto, 1, 2, 3. Che cos'è questo? Che cosa vorrebbe essermi questo? Una specie di puzzle? Tenebra, non distruggere la seggiola, per piacere. Io sto riparando la palizzata e ti distruggi la seggiola. È fatta! La palizzata in pietra è completa! Adesso non abbiamo più nulla da temere dalle orde devastatrici del Dragon Lord. A parte il fatto che c'è la via laterale. Ora vai, nobile amico, attira nella nostra trappola quei tre mostri armati di martello e poi torna qui accanto a me per ammirare la palizzata in azione. Vieni qui, distruggiamo tutto, vai. No, no, no. Oh. Troppo resistente e gli fa male. Sì, gradisco, gradisco la faccenda. Gradisco molto la faccenda. Ok, riparliamo con il nostro tizio di cui non conosciamo il nome. È andato tutto nel migliore dei modi. I mostri si affannano a colpire il robusto muro di pietra e non si rendono conto che stanno per cadere nelle sulle punte acuminate. È una trappola estremamente ingegnosa, non trovi? Te. Scusa, come hai detto, vuoi sapere a chi appartiene il castello dietro di noi? Sì, sarebbe interessante. Quello non è un semplice maniero, ma la fortezza che protesse la nostra gente dai mostri. Dopo la caduta di Cantlin, gli abitanti della città fuggirono in quest'area, dove costruirono la roccaforte che avrebbero usato come rifugio finale. Si barricarono al suo interno nel disperato tentativo di sottrarsi alla furia omicida dei mostri. Purtroppo, dopo poco tempo, un nemico persino più terrificante fece la sua comparsa nella fortezza. No, forse è meglio che io mi fermi qui. Provo dolore nel raccontare questa tragica storia. Ascolta, se ti interessasse il progetto di questa palizzata in pietra, ti suggerisco di andare a parlare con Rudolf, che si trova all'interno del castello. Ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato, sconosciuto amico. Adesso ho portato a termine il compito che mi era stato assegnato. Potrò finalmente riposare in pace. Fantasma, mamma mia, pelle d'oca. Pelle d'oca, nonostante, diciamocelo, non è che sia tutto questo granché. Ecco come. Però bellini i font di questa roba qui. È stato tutto inutile. Leggi. C'è un vecchio pezzo di carta mal ridotto sul quale è scritto un messaggio. Sono riuscito a scappare con il libro che quell'esploratore, Greinies, stava scrivendo. Non so leggere nemmeno una delle parole con questo diavolo di maledetto messo su carta, ma sono sicuro che ha raccontato cose orribili su di noi. Quel dannato traditore. Traditore. Non avremmo dovuto lasciarlo scappare. Il messaggio termina qui. A giudicare la condizione di essere scritto molto tempo fa. Leggi. È un libro intitolato Passato per Tantagel, volume 1. Vuoi leggerlo? Ma sì. Che meraviglia, la piana di Cantlin. Quanto è bella la terra in cui ho trascorso la mia gioventù. Avevo temuto che tutte le aree intorno a Cantlin fossero state devastate così come era toccata al centro abitato. Invece qui ho trovato del tutto integra la città fredda fortificata. Sembrerebbe che durante la mia assenza gli abitanti della zona abbiano speso ogni loro energia per costruire questa roccaforte. Poi si sono rinchiusi tra le sue mura solide e sicure per sfuggire alla furia sanguinaria delle orde devastatrici. Eppure la sgradevole sensazione è che alle persone che vivono qui manchi qualcosa. Ho provato a parlare con loro, ma in risposta alle mie parole non ho ricevuto altro che sguardi freddi e diffidenti. Uno di loro ha persino cercato di rubare le mie provviste di cibo. Forse questo è l'inevitabile, sconsolante risultato dell'essere costretti per tanto tempo in un luogo cupo e tetro, prigionieri del timore di essere sempre e comunque in balia dei mostri. Gli abitanti del castello mi hanno accolto con diffidenza e ciò mi ha molto addolorato, ma ho visto qualcosa che mi ha addirittura gelato il sangue nelle vene.
Ho visto il grande golem, il protettore di Cantlin, che era seduto in silenzio con la testa china e lo sguardo basso. Non dimenticherò mai quella triste scena. Oh, amata Cantlin, cosa ti è successo? Nonostante io sia cresciuto insieme a molti degli uomini e delle donne che oggi vivono in questa fortezza, sento di essere un estraneo qui. Mi metterò subito in viaggio e mi lascerò alle spalle questo castello, perché temo che esso stia per essere colpito da un'orribile tragedia. Sir Reginaldus Augusto Grynes, capitano delle guardie di Cantlin. Mamma mia, però che tristezza, raga. Anche sta musica ci mette del suo. Mi sto incupendo tantissimo. Ok, parliamo con sto tizio. Oh, e così tu riesci a vedermi, non è vero? Si direbbe che tu non sia un uomo come tutti gli altri. Il mio nome è Rudolf e in passato sono stato sindaco della città di Cantlin, ma questa è una storia ormai vecchia di secoli. Ora sono un fantasma. Eh? Così tu saresti il costruttore di cui si narra nelle cronache di Cantlin. Dunque, egregio costruttore, come mai sei venuto in queste stanze diroccate? Le stesse persone che un tempo dimoravano qui portarono la distruzione in questo luogo. Sappi che non troverai altro che dolore e disperazione. Ah, capisco, sei venuto a cercare la palizzata in pietra. Dimmi, costruttore, perché vuoi costruire una città? Denran, ascoltami, voglio che tu veda una cosa. Ti aspetterò sul tetto del castello, ma sappi che le scale che conducevano lì sono crollate molto tempo fa. Dovrei costruirne di nuove se vorrei raggiungere il luogo che ti ho indicato. Ok, allora andiamo. Queste che... Ormai abbiamo letto tutto. Oggi altre persone sono scomparse. Tutto ciò è inspiegabile. È assolutamente impossibile che i mostri siano riusciti a penetrare nella fortezza. Gli adulti mi hanno chiesto di recarmi da loro questa sera. Non ho idea di cosa vogliono da me, ma non ho scelta. Devo andare. Che fa? Se li mangiavano. Si mangiavano le persone. Ok, vediamo un po'. Qui c'è questo. Mi serviranno dei blocchi di terra. Oggetti. Terra. Terra. Scambia. Vai con la cosa. Perfetto. Ok. Ok, non fistiar di sotto. Giovane Padawan. Perfetto. Girati dal lato giusto. Oddio mio, giovanotto costruttore Derran. Ecco, questa è proprio una roba di quelle... Ah! Maledizione. Intanto ho il ritorno dell'audio nella cuffia lì accanto perché sta... Quindi quando urlo... Oddio mio, mi fa uno strano. Ok, perfetto. No! Porca paletta! Avrei dovuto abbassare l'audio, senz'altro. Ok, vediamo un po' di riuscirci prima della fine dell'episodio. Per fortuna che questi vestiti aumentavano un pochino la velocità di camminata, eh. Allora, lì c'è quello, qui c'è questo. Perfetto. Ok. Sti puzzle ambientali. Che ci sarà qua in fondo? Segreti? Io, raga, vi giuro, sta musica... Mi sta mettendo una tristezza addosso. Spero che la sentiate bene. Suppongo di sì. Ok, qui c'è questo. Ok. Ah. Il tipo ci aspetta sul castello. Dove sta? Lì c'è uno scrigno. Eccolo. Non lo fa sapere, parlerò con lui. Oh, eccoti qui, caro costruttore. Per favore, guarda attentamente le terre che vedi davanti a te. È buio, non si vede granché. Volgi lo sguardo al cielo e alle nubi nere e minacciose che avvolgono il mondo. Un tempo, il mondo era bello e le persone vivevano felici in splendide città che avevano edificato con le loro mani. Adesso di quell'epoca gloriosa non resta che il ricordo. La speranza ha abbandonato il cuore degli uomini che attendono impotenti il loro ineluttabile, tragico destino, il loro. Denran, se sei davvero tu il costruttore, devi scacciare le tenebre che oscurano il cielo e restituire queste terre la loro bellezza. Comprendo che tu possa tremare di paura al pensiero di avere sulle spalle una tale responsabilità, che peraltro non hai chiesto, ma sappi che i tuoi compagni sono in grave difficoltà e tu solo hai il potere di salvarli. Non macerarti nella preoccupazione di dover ricostruire il mondo.
pensa solo ad aiutare le persone a teccare. Ogni piccolo atto di gentilezza che farai ti avvicinerà alla meta finale, proprio come mattone dopo mattone stai costruendo la tua città. Tra l'altro guardate che sguardo triste ha il sindaco. Ah, sarò anche morto da tempo, ma le mie innegabili qualità oratorie non si sono affatto arrugginite. Avanti, Denran, apri questo baule e dentro vi troverai ciò che stai cercando. Addio, giovane costruttore, non vedo l'ora di ammirare il nuovo mondo che costruirai. Ottiene per la prima volta un progetto difensivo. Ok, abbiamo trovato quello che Balfour ci aveva chiesto. Quindi, immantinente, senza stergiversare oltre, ci torneremo qui sicuramente. Però, torniamo a casa. Ok, è il momento di parlare con Balfus e dirgli che abbiamo fatto quello che dovevamo. Eccoti di ritorno, Denran, e scommetto che hai scoperto come realizzare la palizzata in pietra, non è così? Presto, non perdiamo tempo, mostrami cosa hai trovato. Sentiamoli. Oh, geniale, sì, assolutamente geniale, ma ehi, Denran, c'è qualcosa di strano in te oggi, qualcosa di diverso. Ho l'impressione che tu sia più concentrato del solito, o forse sollevato, come se ti fossi tolto un grosso peso dalle spalle. Ma forse è solo la mia immaginazione, ora che ti guardo meglio, noto che è la tua stessa espressione mezza addormentata di sempre. Comunque, ti faccio i miei complimenti, ragazzo mio, adesso non ci resta che decifrare questi antichi scritti. Ok, e penso ci penserai tu, giusto Balfus? Perfetto, e ci darà una prossima missione, una missione la prossima volta. E parliamo anche con Anselmo. Terran, sei tornato, e a giudicare dalla tua espressione hai anche sconfitto il mostro che usava la tecnica speciale. Dunque, mi dici che caricava la sua energia che poi girava velocissimo come una trottola? Sì, ho capito, beh, proviamoci anche noi, no? Allora, innanzitutto si carica la propria energia e poi... la si lascia andare. Ehi, niente male, complimenti Terran, hai appreso una tecnica di combattimento. Avanti, fai una prova. Come... hai imparato taglio rotante. Ok. Molto bene, mi pare che tu abbia capito perfettamente come si esegue. Io no. Credo che potrai usare questa tecnica anche per raccogliere molti materiali in una sola volta. Non devi far altro che caricare la tua energia e poi lasciarla andare. Sferrare il tuo nuovo attacco speciale non dovrebbe essere. E ci dà 5 pomate curative. Dono giusto per un combattimento giusto. Vediamo un po'. No, 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 che? Oh, ma che sei? Martito? No. No. Ok, è facile, basta tenere premuto il tasto di attacco. Ragazzi, l'episodio è andato un pochino più a lungo del previsto. Io spero che vi siate divertiti. Vi ringrazio di essere stati con me. Divertiti in questo episodio è una parola un po' grossa. Ci ho avuto un periodo veramente, mamma mia, se sono pesanti ste cose. Anche la musica, devo dire, però molto bella, molto interessante. Comunque, grazie per essere stati con me. Spero vi siate divertiti. E due. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao.